Scommetto che vi mancavano questi video con una pessima qualità in cui parlo, beh, dei personaggi di Steven Universe, però quando parlo dei personaggi di Steven Universe è in genere questo che succede, che io scelgo un tema inerente a quel personaggio e inizio a parlare di quel tema, come l'imperfezione di Ametista, le piccole DSA e cose del genere, o Garnet e i diritti omosessuali e così via, è quello che succederà anche stavolta, ovviamente. E per di più con la solita bassa qualità, l'illuminazione terribile, sapete, no? Quelle solite cose che rendono sempre più interessanti le mie live. È solo che questa non è una live perché è montata, ci sono immagini. Che bello, neanche se sono poche. Però hey, siamo in quarantena, mi devo arrangiare in qualche modo e approfittarne. Allora, Paparaccio. Paparaccio è questo personaggio di Steven Universe che debutta solo nella quinta stagione, quindi parecchio tardi. E non ha avuto molte occasioni per poter essere un personaggio approfondito, ma credo che sia la mia preferita delle scolorite. Di quel gruppo di gemme che appare facendoci scoprire che è il gruppo di gemme che il pianeta natale non sopporta. E ci sono esempi di tutti i tipi. L'esempio di Paparaccio è di sicuro un esempio di disabilità. Allora, Paparaccio, gli zaffiri sono delle gemme decisamente rare e quindi sul pianeta natale sono preziose e il loro scopo è quello di prevedere il futuro. Paparaccio però è una versione alternativa degli zaffiri. Lo zaffiro Paparaccio è uno zaffiro meno prezioso nel mondo reale e in questo caso vuole rappresentare una zaffiro che non riesce a prevedere il futuro. Non solo, perché non è semplicemente che lei non è capace e basta, come succede con Ametista. Lei è convinta di esserne capace. Lei non sa di avere un problema. Paparaccio non sa di avere una disabilità, non sa di essere in difficoltà rispetto agli altri, non ne è assolutamente cosciente. Lei vede il futuro, proprio come tutti gli zaffiri, ma lo vede quando ormai è accaduto. Lei è convinta che sia una cosa che accadrà in futuro, ma in realtà è già accaduta. E quindi lei continua a vedere il futuro e lo vede sempre a scoppio ritardato. Siamo precisi, non è che veda il passato, vede il futuro. Quindi non può guardare dietro a sé. Vede cose che sono appena accadute e lei è convinta che non siano ancora accadute, insomma, avete capito. E la cosa interessante è che questo rappresenta decisamente il ritardo, mentale in questo caso specifico. L'incapacità di Paparaccio di fare una serie di ragionamenti che per una gemma creata così come era prevista per essere, sono assolutamente normali. E se ci sono gemme che riescono a svolgere il loro compito, lei non ci riesce e finisce per essere assolutamente inutile per la società del pianeta natale. Ma lei non ne soffre, lei sta bene. Infatti non è quel genere di personaggio che poi piange tutto il tempo e canta una canzone sui problemi che deve affrontare. No, lei è lì, sorridente e tranquilla, a prevedere il futuro in ritardo e a combinare guai, mentre c'è Rodonite che le bestemmia contro perché per l'ennesima volta ha previsto una cosa che era appena successa. Lei lì, sorridente, e non sai che cosa le passi per la testa. Ti affezioni comunque a Paparaccio, proprio perché, vabbè, un po' tutti noi abbiamo una qualche disabilità, una qualche cosa che non siamo per niente capaci di fare, anche se dovremmo. Sì, poi ci sono quelli perfetti, poi ce li abbiamo tutti, quel compagno di classe in particolare, che esiste sempre, tutti hanno avuto il compagno di classe categorico, che va bene in tutte le materie, che va benissimo in educazione fisica, che è dannatamente bello e attraente, attira tutte quante le ragazze del gruppo, e che sotto ogni punto di vista è perfetto perché è anche simpatico, è gentile, è un grandissimo esempio per gli altri, sa essere un leader nato, nei progetti di gruppo è sempre quello che fa più lavoro degli altri, ha una famiglia perfetta e tu ti chiedi, ma com'è possibile? Perché c'è lui e poi ci sono io che sono una patata. Ecco, ce lo chiediamo tutti, ma non è il caso di Paparaccio. Paparaccio è in una situazione molto, molto più complicata. Lei è davvero disabile, è davvero inutile per la sua società. Non so se sapete quello che fece Hitler in particolare. Sì, posso dire Hitler su YouTube. Non so se sapete quella cosa orribile che fece Hitler tanto tempo fa, di prendere tutti quanti i disabili e ucciderli. Perché effettivamente non servivano allo Stato. Erano un peso per lo Stato, bisognava spendere soldi per poterli mantenere in vita e con una vita dignitosa, tra l'altro, addirittura, queste cose orribili. E quindi finivano per essere un grosso peso per la Germania, che infatti una volta liberata dai disabili, ebbe un rialzo economico. E riuscì a riguadagnare un po' di soldi che le servivano.
Ed è orribile pensare che uno Stato abbia ricevuto giovamenti dal fatto di essersi liberato dei disabili. È inquietante, imbarazzante, orribile, senza ombra di dubbio, assolutamente orribile. Ed è quello che fa il pianeta natale. Frantuma tutte le gemme difettose, come Padparaccia. E lei credo che voglia rappresentare la disabilità non tanto per i disabili, che in genere non sanno di esserlo. Sto parlando di ritardi mentali nello specifico. In genere un autistico grave non sa di essere autistico. Un ragazzo con la sindrome di Down non sa di avere la sindrome di Down. E sto parlando di quello che succede di solito. Poi ovviamente esistono un sacco di casi in cui viene assolutamente detto al ragazzo e ne prende coscienza, impara a convivere e basta. Non succede nulla, sa semplicemente che avrà una serie di difficoltà rispetto agli altri. Ma non tutti i casi sono così belli. Ci sono purtroppo molte persone che non sono in grado di gestire un'informazione del genere e quindi bisogna tenerglielo segreto. E non sappiamo se per Paparaccia è segreto, se lei lo sa o altro. Sta di fatto che credo che lei rappresenti il mondo della disabilità non tanto per i disabili quanto per tutti coloro che ci devono convivere e che possono capire grazie a Paparaccia come sia questa posizione e situazione. Dove, insomma, tutti quanti sanno che tu hai un problema e devono cercare di venirti incontro. Padparaccia in realtà non è davvero inutile. Per quanto non è che ci siano molti modi in cui lei può rendersi utile, si dimostra utile in varie occasioni, come quando c'è un problema alla nave di Lars, alla Sal Incinerator, e lei è quella che si accorge del fatto che Lars sta premendo il pulsante sbagliato. E perché se ne accorge? Se ne accorge perché lei, vedendo il futuro, ha visto un'informazione che per gli altri non era scontata. Ha avuto un pensiero laterale, un pensiero che non era solito. E quindi è riuscita a risolvere un problema che gli altri non avrebbero risolto. Beh, sapete che è così anche per i disabili. Non pensate solo perché avete a che fare con una persona con la sindrome di Down, che non possa capire tutto quello che la circonda. Certo che ha difficoltà, è innegabile, non possiamo far finta che la sindrome non esista. Però non potete nemmeno comportarvi male, perché è questo il grosso problema con i disabili, che tutti quanti puntano il dito dicendo «Oh, poverino, vieni che ti aiuto!» Prendono le persone con le sedie a rotelle, le aiutano a salire dai gradini, anche se magari loro sono perfettamente in grado di farlo, semplicemente gli devi dare un attimino. È brutto quando le persone continuano a darti una mano, non è una cosa carina. Certo, puoi chiedere per caso ti serve una mano, soprattutto se lo vedi in difficoltà, ma lascia che una persona disabile si impegni per conto suo. Se vuole fare una cosa per conto suo, tu magari cerca di essere d'aiuto senza doverla sostituire. Cerca di dare una mano se ne ha bisogno. Insomma, è brutto che tu debba sostituire una persona perché poverina, ha una disabilità. Poverina, niente! Lascia che faccia le cose per conto suo, avrà magari bisogno dei suoi tempi, ma lascia che le faccia. È parte fondamentale della dignità di una persona, avere la libertà di fare quello che vuole, anche se è in difficoltà, anche se non è bravissima a farlo. Lasciaglielo fare. Ecco, tutte le off-color in realtà rappresentano una disabilità, una diversa. Il Parparaccio è una disabilità abbastanza mentale. Poi hai il rutilo. Ok, ho avuto un problema alla live. Spero che sia ripartita ora. Sì, spero davvero. Anche le altre. Ah, non riesco più a parlare. Un attimo, un attimo, un attimo. Anche le altre gemme scolorite rappresentano altri tipi di disabilità, altri tipi di problemi e complicazioni. Rutilo, per esempio, è una gemella siamese, sono nate appiccicate quando non dovrebbero e ha una serie di complicazioni legate al fatto che sono due teste per un solo corpo. E effettivamente è come se ognuna di loro non avesse un braccio, è un caso abbastanza particolare, è formata in un certo modo. È bellissimo che Steven Universe cerchi di includere anche personaggi di questo tipo come personaggi assolutamente normali, tant'è vero che non è che ti faccia poi così strano quando la vedi la prima volta, anzi non ti accorgi proprio subito che c'è qualcosa che non va. Però ecco, è una disabilità. E poi, dopo la disabilità fisica, abbiamo Florite. Florite ha una disabilità per scelta. Particolare, molto molto particolare. Lei per poter vivere come lei vorrebbe vivere, ha scelto di essere una fusione composta da sei gemme. Quando
Questo la mette in difficoltà perché è più lenta rispetto agli altri, ha bisogno del suo ritmo, come se fosse anziana. È quel genere di disabilità come appunto lo è la vecchiaia, dove tu hai una serie di lentezze e ho difficoltà a muoversi, ma non è che tu abbia difficoltà a capire quello che gli altri stanno facendo, a meno che tu non sia anche sordo, ma vabbè, quelli sono casi particolari. Diciamo che la disabilità che rappresenta Florite è una disabilità molto sottile come la vecchiaia, ma è anche per scelta, particolare, unico e rarissimo. Sì, esistono persone che scelgono di avere un certo tipo di disabilità. Sì, esistono. E si tratta di una minoranza così microscopica che probabilmente Florite non rappresenta davvero questo ambito. Nonostante ciò, Florite è fatta così, lei ha scelto di essere così e l'ha accettato. E poi abbiamo Rodonite. Rodonite non ha una vera e propria disabilità, è più una disertrice, una che non sta seguendo gli ideali del pianeta Natale e basta, come anche Florite. Ma comunque, ecco. Ricordatevi di non puntare molto sul poverino, perché quello che succede molto a tutte quante quelle persone che hanno una disabilità è che finiscono per essere identificate con la loro disabilità. Ah, lui è il ragazzino autistico della classe e la sua caratteristica è essere autistico. E finisce per relegare una persona a un problema che ha, che deve affrontare, che certo fa parte di lei, ma non basta per descrivere la complessità di una persona. Ci sono un sacco di altre sfumature, di cose che gli piacciono, che gli interessano, di cose di cui vuole parlare, di cui non vuole parlare, e dei suoi dubbi personali, questioni personali, come qualsiasi altra persona. E ricordatevi, quando avete a che fare con dei disabili, che non sono persone completamente diverse rispetto a chiunque altro, e diventa difficile averci a che fare perché tantissime persone hanno paura di avere a che fare con un disabile. Primo, non parlargli come se fosse un cane, del tipo: "Ma ciao, ma come stai? Io sto bene, che cosa hai mangiato oggi?" Non parlate così, sembrate dei cretini, per favore, parlategli come persone normali. Perché lo sono pure loro, non c'è nessuna differenza, non hai bisogno di parlare come un idiota, ok? Parli come una persona normale. E se non è in grado di capire qualcosa che hai detto, che hai fatto, semplicemente impara da quella cosa e smettere di usarla con lui. Sai che non riesce a capire le tue piccole microespressioni facciali, evita di usarle. Non puntare su di quello, cerca di essere molto chiaro se sei triste per qualcosa e parla a cuore aperto, non ci vuole un granché. Non devi modificare il modo in cui ti comporti in modo radicale. Comportati come fai sempre e pian piano modifica quelle cose che a quanto pare non riesci a gestire. Se ci sono certe cose che questo disabile non può capire, cerca di modificarti e basta. E cerca anche di dimenticare che la persona che è davanti ha una certa sindrome o chissà che altro. Ok? Perché più ci pensi, meno ti concentri sulla persona e più ti concentri sul fatto che faccia parte di questa categoria. Tutti facciamo parte di un insieme, c'è l'insieme dei maschi, l'insieme delle femmine, l'insieme di tutto ciò che sta in mezzo, l'insieme degli etero, l'insieme dei gay, c'è l'insieme dei biondi, quello dei mori, quello dei neri, quello dei bianchi, quello dei meticci, quello di qualsiasi altra possibilità vi venga in mente. Ci dividiamo già in insiemi, ma quelli che più di tutti finiscono per essere relegati a un solo insieme sono i disabili. Perché non vengono davvero inseriti in società, perché spesso crescono in una famiglia che cerca di nasconderli o crescono con questa convinzione che non possono far nulla senza l'aiuto di un tutore. E è un vero peccato, siate voi primi a trattarli come persone normali, a comprendere che sì, hanno delle difficoltà, ma come chiunque altro. Cioè, non sono molto diverse da quelle difficoltà che puoi avere nel parlare con me. Hai a che fare con me? Beh, noterai che io magari cerco di non sedermi su un muretto alto 200 metri che si apre sul vuoto. Perché? Perché io ho paura del vuoto. E beh, anche con i disabili funziona così. Quando hai a che fare con una persona che ha un autismo grave, eccetera, l'unica cosa che sai è che ci saranno cose che non è in grado di comprendere, cose a cui dovrai stare più attento. Fine. Ci convivi. E smettetela di avere paura, anche quando sono sdraiati, sbavano e gridano. Ve l'assicuro, ve l'assicuro. Possono comunque fare grandissime cose. C'era un ragazzo in particolare quando io ero all'inizio del liceo che ricordo che tutti quanti scansavano perché era, non so che cosa avesse nello specifico, ma non riusciva a parlare. Riusciva a comunicare tramite qualche verso, ma non riusciva proprio a parlare. E se ne stava piegato, mezzo paralizzato, con la bocca aperta e poi lo vedevi scolpire.
E quando scolpiva faceva delle cose pazzesche. Quando io mi mettevo a fare una testa di argilla ci impiegavo mesi e quando avevo finito probabilmente esplodeva perché avevo fatto qualcosa di sbagliato, non era ben compressa in certi punti, c'erano bolle d'aria e non poteva essere messa in forno. Lui invece era fantastico, aveva un tratto incredibile, spingeva con le mani in un modo assurdo e riusciva a tenerti una scultura incredibile che tra l'altro era estremamente stabile e forte. Com'è possibile? E lo stesso succedeva in un sacco di altre occasioni con altri disabili che ho conosciuto nella mia vita. Io ci sono cresciuto con una ragazza disabile, ho passato tutta la prima parte della mia vita con Lucia e le voglio un mondo di bene. E a parte il fatto che mi rendo conto ora che forse era stupido da parte mia quando non mi andava più il gelato darlo a lei perché così lei mangiava il doppio del gelato e non era un bene per l'alimentazione sana e corretta, ma comunque, a parte questi piccoli particolari, credo di non essermi mai comportato in modo diverso con lei. Sì, ci sono stati bambini nel corso della mia vita che a un certo punto hanno iniziato a dire ma lei è diversa perché ha questo e questo e quest'altro. Ma ci sono sempre stato vicino. E mi rendo conto solo ora che forse il mio paesino potrebbe avermi odiato perché io mi ero praticamente circondato di disabili. Più che altro perché, e questo è orribile, mi facevano pena. Non dovete mai avvicinarvi a una persona perché vi fa pena. Cercate di avere un minimo di quel quid in più che vi serve essere intelligenti. Ma io mi ero avvicinato a un'altra mia amica, diciamo, cioè non so quanto lei mi considerasse suo amico perché forse mi odiava, mi tirava un sacco i capelli, eccetera, ma Matilde, per esempio, io andavo all'asilo con questa bambina chiamata Matilde e cercavo di interagire con lei, giocarci assieme, eccetera. Certe volte era difficile perché si metteva a urlare e non sapevo perché lo stesse facendo, però ero l'unico bambino del paese ad avvicinarsi. Perché? Perché la gente ha qualcosa contro i disabili, perché non sono in grado di prevedere come si comportano, perché non sono in grado di discutere con loro come fanno con gli altri bambini. E beh, sinceramente a me sembra più una boccata d'aria fresca, almeno è una conversazione un po' diversa rispetto al solito. Ovvio, anche a me capitano persone che hanno una qualsiasi disabilità e dove io ho delle difficoltà a comunicare. Capita, ma mi capita anche con tutte le altre persone, mi capitano anche quelli che sono tutte bro bro calcio calcio e non riesci a creare una conversazione su qualcosa perché sono estremamente limitate negli argomenti di cui parlare e non capisci se sei tu che hai un problema, allora ok, ma queste sono le persone sane. E poi ci sono i disabili che hanno le stesse difficoltà di qualsiasi altra persona. Quindi dategli un'opportunità, cercate, magari vi capiterà nel corso della vita qualche persona con cui riuscite a interagire e avere un rapporto decente, no? Lasciate che abbiate dei tentativi e cercate di interagire perché anche interagire con Patparaccio deve essere incredibilmente difficile perché tu parli di una cosa e lei ti risponderà fra 15 minuti quando inizierà a vedere, penserà di prevedere quello che tu dirai. Insomma, è difficile parlare con Patparaccio, tant'è vero che nessuno in tutta la serie ha mai avuto una conversazione con lei ed è un vero peccato, non c'è un solo personaggio che abbia dialogato con lei, chiacchierato di qualcosa. Vi rendete conto? Cercate di non farlo cadere anche nel mondo reale, perché è triste. È estremamente triste. Ed ecco che ho finito un altro video in cui semplicemente parlo di un personaggio per poi parlare di una cosa, di un problema comune inerente al mondo reale, perché è così che sono le mie analisi dei personaggi. Io che inizio a parlare di tutt'altro mi dimentico del fatto che sto partendo da una persona nello specifico, mi concentro su un solo piccolo particolare di lei e inizio a parlare per 20 minuti in un video montato male e con una brutta qualità e che... Perdonatemi. Nonostante ciò, molti di voi magari hanno avuto un bel déjà vu con questo video vecchio stile. E forse dovrei tornare alla posizione in cui mi mettevo prima. Illuminata ancora peggio, ma che comunque può avere più déjà vu, più bei ricordi, più nostalgia del passato. Qualcuno ha nostalgia dei miei vecchi video? Perché io sinceramente preferisco come ho fatto quelli di Peridot, di Diamante Rosa, di Steven. Però, boh, magari qualcuno ha nostalgia invece di questi, dove io non parlo tanto del personaggio quanto di una questione che lo riguarda.